In questo video vi mostriamo un intervento di bendaggio gastrico realizzato per via laparoscopica. Si procede al posizionamento di quattro trocar laparoscopici, rispettivamente in posizione sottoxifoidea, in regione mesogastrica per l'ottica e due trocar operativi, rispettivamente uno sul fianco destro e uno sul fianco sinistro. Nel video vedete l'introduzione del divaricatore epatico, che ci è particolarmente utile nei pazienti con un indice di massa corporea elevato e quindi hanno un lobo sinistro del fegato molto voluminoso, che ci sarebbe da impedimento durante l'intervento. Quindi tale divaricatore ci permette di sollevare il lobo sinistro del fegato e di esporre la regione esogastrica. Una volta posizionati correttamente i quattro trocar, si va direttamente sulla regione esofagogastrica ed in particolare si procede alla liberazione della membrana frenogastrica con l'ausilio di un uncino a corrente monopolare. La liberazione della membrana frenogastrica ci permette di liberare la parte alta del fondo gastrico e di esporre il pilastro diaframmatico sinistro. Una volta liberata la membrana frenogastrica, si procede a realizzare una tunnellizzazione frenogastrica passando il Goldfinger, che corrisponde allo strumento con la punta gialla che vedete in figura, in un primo momento a sinistra dello stomaco, dopodiché si procede alla liberazione della pars flaccida del piccolo omento. Ciò ci permette di entrare nella retrocavità gastrica, previa liberazione del foglietto peritoneale, che vedete ricopre il pilastro diaframmatico destro, che è questo muscolo bluastro che vedete nell'immagine. Quindi con il crochet facciamo una piccola apertura giusto davanti al pilastro diaframmatico destro. Importante è non andare nel pilastro per non creare un'emorragia delle fibre rosse di tale muscolo. Una volta fatto questo occhiello, si passa questa volta da destra verso sinistra del paziente il Goldfinger e lo si fa uscire a sinistra dello stomaco dall'occhiello precedentemente realizzato. Nel frattempo un aiuto comincia a preparare il bendaggio gastrico e ad effettuare le prove di tenuta della camera gonfiabile del bendaggio. Nel video vedete l'introduzione del gas debanding all'interno della cavità addominale. E grazie all'aiuto del Goldfinger il bendaggio gastrico viene agganciato e viene fatto passare nella retrocavità gastrica in modo tale poi da metterlo nella posizione desiderata. In tale fase facciamo scendere dall'anestesista un sondone gastrico alla cui punta c'è un ballone gonfiabile che può essere gonfiato con 15-20 ml di soluzione fisiologica.
La qualcosa è molto importante per calibrare il volume del neostomaco, che sarebbe la sacca gastrica che sarà al di sopra del bendaggio gastrico una volta chiuso lo stesso. Si praticano ancora una volta i test di insufflazione con soluzione fisiologica della camera gonfiabile del bendaggio per assicurarsi che non ci siano fori nella stessa e si completa la chiusura del bendaggio stesso con due pinze atraumatiche di Johanna. Nell'immagine vediamo che il bendaggio è posizionato esattamente sotto il ballone gonfiabile del sondone gastrico disceso precedentemente nello stomaco. Nella parte finale del video è possibile osservare il bendaggio nella corretta posizione, con la sacca neogastrica al di sopra dello stesso, che fungerà da neostomaco una volta insufflato completamente il bendaggio. È possibile osservare anche il tubo di connessione del bendaggio, il quale sarà connesso ad un port posizionato a livello del fianco sinistro in posizione sottocutanea.